Sì, non accolgo la riformulazione, lo voglio mettere ai voti e chiedo di fare Prego, dichiarazione. prego. Grazie, Presidente. Io vorrei dare anche lettura di questo ordine del giorno, in quanto non sono riuscito a capire come mai non sia stato accolto, ma vi sia stata la proposta di accoglierlo solo come raccomandazione, in quanto ci sembra un ordine del giorno sacrosanto al quale non si può dire di no. E quindi mi accingo alla lettura. Preso atto che con le disposizioni del decreto legge di fatto si attua un indulto permanente, giacché si consentirà attraverso una stabilizzazione di una disposizione temporanea che l'esecuzione della pena fino ad un anno e mezzo possa essere scontata presso il proprio domicilio, rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia ed in particolare all'arma dei carabinieri, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano di fatto obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica. Preso atto che da tempo gli organici dell'Arma dei Carabinieri risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale, si chiedeva semplicemente un impegno al Governo ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziarie all'Arma dei Carabinieri, così da consentire, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti, un maggiore e più puntuale controllo del territorio, determinato dalle norme del presente decreto legge. Quindi questo era un ordine del giorno per il quale ci aspettavamo un parere assolutamente favorevole e non invece una semplice raccomandazione. Quindi riteniamo che questo governo e questa maggioranza continui ad operare in maniera assolutamente sbagliata, in una maniera assolutamente pessima, in quanto tutto l'impianto di questo decreto viene da noi aspramente contestato, perché non è possibile che si continui nella strada del tutelare sempre e soltanto chi commette dei reati e invece non si pensa assolutamente alle vittime di questi reati. Noi l'abbiamo detto più volte, questo è già il terzo provvedimento che noi definiamo svuota carceri, che questa maggioranza e questo governo si accingono ad approvare. Noi non possiamo che sottolineare la nostra ferma contrarietà a questo tipo di misure, a questo tipo di impostazione, anche perché più volte noi abbiamo cercato di proporre delle soluzioni concrete e reali affinché un evidente problema come quello del sovraffollamento delle carceri che è esistente, fosse davvero risolto una volta per tutte. Infatti tutti i provvedimenti di questo genere, indulti, amnistie, svuota carceri, che sono stati approvati in un passato anche recente, non hanno dato i frutti sperati. Hanno solo e soltanto contribuito ad aumentare il problema della sicurezza all'interno delle nostre città. Hanno eliminato di fatto quello che è un principio che noi riteniamo essere fondamentale, come quello della certezza della pena, hanno minato un principio come quello del rispetto della legalità. Quindi noi non possiamo che ancora una volta sottolineare che questa impostazione di questo governo di sinistra è assolutamente sbagliata. Noi, come da sempre abbiamo fatto, continuiamo a proporre delle misure alternative per risolvere questi problemi, ossia la creazione di nuove carceri, ossia anche accordi bilaterali affinché il problema del sovraffollamento possa essere risolto facendo scontare la pena dei detenuti stranieri all'interno dei loro paesi di origine. Quindi noi riteniamo che fino a quando queste nostre proposte non verranno accolte, ma verranno ignorate e si continuerà sulla strada purtroppo intrapresa con provvedimenti come questo, che definire svuota carceri è definire poco,
non si risolverà mai un problema della sicurezza all'interno delle carceri, del sovraffollamento all'interno delle carceri, ma in compenso, oltre poi ad aumentare i costi, perché è bene ribadirlo, dovrebbe che concludere. Provvedimenti come questi non fanno altro che aumentare i costi, non risolveranno mai quelli che sono i reali problemi del sovraffollamento carcerario. Grazie. La ringrazio, quindi...